Bene, amici di Videocircuito, siamo qui con Daniele Gaglianone ed è un grande piacere, un regista di Torino, giovane, si può dire ancora giovane? Giovane, più o meno, insomma. Grazie comunque. Che tra l'altro è anche molto impegnato, che cosa stai combinando in queste settimane, Daniele? Allora, dunque, sto in pre-preparazione del film che speriamo di girare a settembre e poi sto ultimando la copia del film che ho girato a novembre e che insomma uscirà credo alla fine dell'estate. Ecco, allora subito ti chiedo su cosa sarà il prossimo film e poi andiamo su quello che hai appena girato. Dunque, il prossimo film è ispirato a un libro che è uscito qualche anno fa che si intitola Ruggine. L'autore è Stefano Massaron. È la storia di una banda di ragazzini tra i 10 e i 12 anni di una in una assolata estate del 77. Sono una banda di ragazzini prevalentemente nati al sud, sono in una periferia di una città industriale del nord. Mi è piaciuto il fatto che mi ha colpito molto l'ambientazione, ho rivissuto delle cose che ho vissuto io da ragazzino, io come tutti i miei amici. Eri scapestrato anche tu, allora? Ho scapestrato, ma soprattutto non ero nato a Torino, vivevamo in periferia, avevamo anche noi la nostra banda, e insomma mi sono sentito a casa. Ho capito, mentre invece il film che hai girato a novembre, come si chiama innanzitutto? Il film che ho girato a novembre si chiama Pietro. Novembre 2009, l'hai girato dove? Qui a Torino? L'ho girato qua a Torino. No. Sappiamo, tra l'altro, perché so che l'hai girato anche con una troupe torinese, dei ragazzi del territorio. Ecco. È un film ultra, ultra indipendente, perché l'abbiamo girato praticamente con due soldi. Low budget, diciamo, quindi. Budget siberiano, meno 20, cioè nel senso che... Li hai messi tu, insomma. No, l'abbiamo autoprodotto con il nostro lavoro. Ottimo. Con Gianluca Arcopinto, che ci ha dato, insomma, che ci ha permesso di iniziare a girare, che è coproduttore del film, con la Baby Doc Film, che è questa giovane casa di produzione di Torino. Zona Vanchiglia, possiamo dire. Zona Vanchiglia, che con cui ho già lavorato per il documentario che ho girato in Bosnia. Lo ricordiamo che ha vinto il David, insomma, un bel documentario. Sarà il tempo a decidere che cosa è emerso e che cosa no. Magari ci sono delle cose che sembrano, come dire, apparentemente sembra che abbiano detto l'ultima parola su l'argomento X e poi dopo 10 anni nessuno si ricorda. Ci sono delle cose che sono state fatte che sono un po' nell'ombra, che poi magari tra 60 anni, che ne so. Ma noi ci auguriamo tra qualche mese, insomma, che vengano scoperte. No, ma dico, cioè, aspettare così tanto ogni volta. Non è che sto parlando di me, è che insomma il cinema ha dei tempi di sopravvivenza, per fortuna, più lunghi della volontà delle persone che ne parlano e che lo fanno, insomma, quindi... Tu ti senti innanzitutto di avercela fatta e poi raccontaci un po' di questa tua esperienza da videomaker. Ma guarda, innanzitutto avere una telecamera in mano, cioè uno può decidere anche di tornare a prendere la telecamera in mano e rimanere un grande regista. Faccio due esempi, David Lynch o Kiarostami. Kiarostami, il suo documentario sull'Africa, ABC Africa, l'ha girato con due telecamerine, lui e il suo direttore della fotografia, da turista giapponese, eppure non è che è tornato a essere un videomaker, è rimasto Kiarostami. Certo. Io credo che, soprattutto in questo momento, dove la tecnologia ti consente una libertà d'azione sicuramente maggiore di quella che consentiva a noi negli anni 80-90, la discriminante ancora una volta, ancora più di prima, è l'idea. Quindi il confine tra videomaker, filmmaker, regista è sempre più labile, grande regista è ancora più labile.
nel senso che questa è una cosa che si vede soprattutto nelle cinematografie lontane dall'Europa, no? Ci sono dei film straordinari, che ne so, indonesiani o malesi, girati con $10,000 e girati con la DVCAM, che ad esempio mi ricordo un film di una ragazza giovanissima di 25 anni che ha vinto il Festival di Rotterdam qualche anno fa, ed era veramente un film di una semplicità incredibile. Ti dimenticavi dopo 5 minuti che era stato girato come era stato girato. La cosa importante è la storia, l'idea è riuscire a far dimenticare, cioè far dimenticare, non far dimenticare, riuscire a non far porre allo spettatore la domanda: ma quanto è costato questo film? Se uno non se lo chiede, vuol dire che funziona. Allora, che tu l'abbia girato con una telecamerina o con chissà che cosa, poi alla fine è secondario, diventa secondario. E così, quanto non credi che il regista moderno sarà sempre più un regista, comunque un ex videomaker o comunque qualcuno che ha nel suo percorso professionale la capacità di prendere in mano una telecamera? Stanno scomparendo i registi intellettuali, secondo te? Ma no, nel senso che comunque, ripeto, David Lynch, Kiarostami, sono due registi. Ecco, a proposito di linguaggio, ecco, qual è il linguaggio che secondo te attualmente è più contemporaneo? Il linguaggio, per esempio, del videoclip nel raccontare una storia o il linguaggio delle emozioni, quindi magari delle inquadrature insistite, della lentezza, del racconto compiuto? Non lo so, secondo me non... Come ti approcci? È difficile dire qual è il linguaggio del tuo tempo. Il problema, forse un problema, è che questo nostro tempo non riesce a trovare un suo linguaggio, non riesce a trovare un linguaggio che, attraverso il quale esprimersi. È come se fossimo di fronte a un vetro rotto dove ci sono i frammenti che partono ognuno per conto suo. Ho parecchie difficoltà a dirti: ah, questa è una cosa che esprime il linguaggio del nostro tempo. Io credo che forse si debba ribaltare veramente la questione. Non tanto qual è il linguaggio del nostro tempo, ma chiedersi se il nostro tempo può essere raccontato con un linguaggio.